Un'intera giornata dedicata agli sport acquatici, quella di sabato 29 maggio, nella città di Fano. Prenderà via infatti, grazie all'Associazione Marinai d'Italia, il Club Nautico Fanese, la Lega Navale e il Porto Turistico Marina dei Cesari, una full immersion di quella che doveva essere la Giornata del Mare, istituita dal governo per l'11 aprile, ma che non si è potuta celebrare a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia. Per recuperare questo appuntamento, le quattro realtà si sono unite, organizzando per un'intera giornata diversi appuntamenti. Primo tra tutti, la tappa di Coastal Rowing, specialità Beach Sprint della Adriatic Cup. Si tratta di canottaggio costiero, ovvero la versione estrema del canottaggio tradizionale che si svolge in mare o in grandi laghi caratterizzati da vento e moto ondoso. A partecipare nelle acque antistanti il Lido, 200 atleti suddivisi per 18 squadre e provenienti da 9 regioni italiane. Doveva essere una manifestazione solo regionale, è diventata una manifestazione nazionale col supporto della Federazione Italiana Canottaggio e col supporto del CONI, inserita a calendario nazionale, quindi di questo siamo fieri. La gara si svolge in questo modo: un tratto di corsa a terra uguale per tutte e due le squadre, si corre una barca contro l'altra, tratto di corsa a terra, si sale in barca, si voga per 500 metri, si rientra a terra e si corre all'arrivo. Il primo che arriva all'arrivo ovviamente vince e passa il turno e va alla qualifica successiva fino ad qualificarsi per le finali del pomeriggio. In contemporanea, a partire dalle ore 10, prenderanno il largo in flottiglia da Marina dei Cesari tutti i clienti del porto che aderiranno all'uscita in mare amatoriale che dal Faro Verde arriva fino a Fosso Segliore. In caso di maltempo, entrambi gli eventi verranno rimandati al giorno seguente. Un weekend che porterà 750 presenze per un'attività sportiva di canottaggio e per la possibilità di vivere al mare a 360 gradi, con anche altre esperienze, delle uscite in mare e altre programmazioni. E devo dire una bella collaborazione tra l'assessorato al turismo e anche l'assessore allo sport Barbara Brunori, è un progetto molto importante per la città.